Presieduta dal pittore Bellan, la giuria lavora su dati matematici e antropometrici. I nasi si giudicano con cifre alla mano, lunghezza, larghezza, indice di protuberanza. Si intensificano le operazioni. Via questo, avanti un altro naso. Chi ha naso riesce sempre nella vita. I finalisti vengono sottoposti a prova grafica. C'è chi scambia la cartilagine con la cartapesta, ma la giuria ha buon naso. Al milanese Miccoli il nasone d'oro. Premi ad altri campioni. Ma i grandi nasi in azione rimangono questi. Coppi, l'imbattibile. Gigli, quando fiuta il tipo da interpellare. Kübler, un vero spartimento. E Carrea, che ha numeri ben più che da gregario.